Ciao a tutti amici di Order of the Orb e oggi sono qui con Andrea Leon Morrone per commentare assieme i mazzi della Top 8 del 27esimo Chaos League Italia Rules. Ciao Morro! Ciao, ciao Dani, ciao a tutti i ragazzi, ciao a tutti i ragazzi della community. Mi fa molto piacere essere qui e guardare insieme a voi i top 8 del Italian Rules. Grazie Dani per ospitarmi e partiamo subito. Assolutamente sì, sono molto contento della partecipazione dei ragazzi. Il primo è stato Gesiot e poi anche Morro si è reso disponibile per commentare la top e siccome è una cosa che secondo me ha funzionato molto bene, mi fa piacere l'intervento di voi giocatori, tra l'altro gente anche di spessore perché comunque sia te che Gesiot, ma anche tanti altri ragazzi vi siete distinti nel panorama old school con comunque tanti bei risultati, ma non solo, anche perché tu sei rinomato come inventore di mazzi, cioè tu hai portato tantissime novità spesso nei tornei old school con mazzi molto particolari, molto champagne, e quindi mi fa piacere avere anche il vostro punto di vista e i vostri interventi Beh, su. diciamola tutta, adesso parlo per me, non per Gesiot che invece è arrivato a podio spesso, quindi per me è un piacere essere qui perché non potendo arrivarci in top 8 almeno spoilerò i vostri deck Almeno le e almeno li commentiamo. commentiamo. Allora, oggi cercherò di essere abbastanza serio, cercando di almeno un 40% di serietà, ma ovviamente mi conoscete tutti. Vai, partiamo. Partiamo. Allora, andiamo a vedere i massi. E Vai. ecco qua i massi della Top 8 e partiamo dall'ottavo classificato, ragazzo della Repubblica Ceca, Thomas Bale, che ha portato questo UV Amulet Morrow. Allora, mazzo molto interessante, un mazzo che utilizza un paio di carte che non si vedono spesso, soprattutto in old school, come l'archeologista e Amulet. È un mazzo che a parer mio ha la possibilità di giocare in recursion grazie appunto all'archeologist e farsi un po' di vite pescando anche con i saggi e quindi facendosi le vite con Amulet e andare in recursion. Ha un'ottima, io la chiamo una piccola combo che io utilizzavo, che ho utilizzato in old school, un mazzo robot che prevede la possibilità di utilizzare aiutami Dani, il Tower Coffin, Sì, il Town Coffin, sì. esattamente, con il nostro artefattoso sparatutto, il fulmine artefattoso fatto per eccellenza. Sì. E quindi permette di far entrare e uscire dal gioco una carta e quindi quando rientra ovviamente si ricarica dei Sì, segnalini. stessa cosa fa anche con Tetravus. Assolutamente sì, infatti lui gioca in doppia copia sia Tetravus sia Il vedo Triskelion. anche doppia copia anche del nostro ciccioso 4-4 Sì. e gioca un 5-3 che probabilmente bisognerebbe chiederlo a lui come mai utilizza la monocopia di Juggernaut in sostituzione magari a un terzo. Boh, un'altra terza creatura. In effetti è E curiosa sta cosa. curiosa questa, mi piace molto, ecco, una carta che mi piace molto il Mono Preacher, soprattutto in un meta abbastanza agro, è una carta che è una tech molto bella. Tra l'altro intervengo per dire una cosa, Preacher mi sa di molto forte in Mirror di Robot, nel Eh senso sì. lui può rubare creature artefattose e poi usarle e Assolutamente sì. saccarle. Spettacolo. Assolutamente sì. È un mazzo che fa del motore di pesca i saggi e quindi grazie alla combo insomma, che questo mazzo ha saggio e archeologista riesce a andare in recursione, quindi a farsi vita, a pescare o comunque continuare a pescare. Ha Sì. un buon pacchetto base per quanto riguarda il controllo del board con tre disenchant e tre spighe. E è abbastanza orientato comunque ad essere un mazzo
che tutto sommato è abbastanza veloce grazie ai tre cassoni e alle Felwar che gli fixano un po' il mana. Per quanto riguarda il mana base, vedo che gioca molte terre base, sono 9 mi sembra, ok, e niente da dire, comparto di mana base abbastanza solido. Sì, bel mappo. Poca sofferenza da Blood Moon. Assolutamente nessuna sofferenza mi verrebbe da dire da Blood Moon, oltretutto giochi disenchant, poi essendo robot sai, soffrono sempre meno. Esatto. Un bel mazzo, finalmente un mazzo diverso da... Sì, questo è un mazzo diverso e poi fighissima la possibilità di usare, di scaricare gli artefatti con saggio, quindi io metto Tetravus, lo smonto, con saggio lo posso saccare per pescare e poi riprenderlo di Argivian Archaeologist e ricastarlo e rifare questi giochetti, queste ricursioni. Sì, è interessante anche il comparto del side, gioca una protezione circolo dal blu se non erro. Lui gioca allora un circolo dal blu, sì esatto. Perfetto, due circoli rossi, io la chiamo la spiga la quinta più potente, no? Sì, la quinta spiga, diciamo. La quinta spiga, che in realtà è esattamente, gioca sia la quarta spiga sia... E poi cosa gioca? Gioca la seconda Seed in a Bottle, il quarto Disenchant. Beh, un side abbastanza votato... abbastanza diciamo standard per chi utilizza il bianco. Sì. Secondo me i circoli rossi e le Beb sono anche per lo spauracchio che in realtà non è stato ancora portato molto in Italia, devo dire, però la paura c'è sempre, che è Goblin con 4 Goblin Grenade. Ecco, questo è uno di quei mazzi che invece per chi gioca anche pre-modern è un mazzo abusato. Bene, mi aspetterò nei prossimi tornei qualcuno che lo provi anche. Guarda, secondo me è il tipico mazzo che tutti hanno paura, non si vede, perché io so solo di uno o forse due giocatori che l'hanno portato in Italia, ed è il tipico mazzo che nel momento in cui qualcuno inizia a togliere il side perché non si vede, qualcuno lo porta e sfonda tutti, perché di solito funziona così. Sì. Sì, fatemi fare comunque un plauso a Thomas per queste tre carte che non si vedono praticamente mai, Preacher, Archaeologist e anche Tawen Coffin, che io adoro tantissimo. Andiamo al prossimo mazzo, eccolo qua, Brugnone. Twin the Vault. Il caro Brugno, ormai giocatore di Twin the Vault anche in Old School. È uno di quei mazzi che secondo me perde meno carte rispetto alla variante old school normale, perché non fa, non utilizza alcun tipo di creatura, quantomeno di main, quindi le Mishra e quant'altro non ha perso molto. Non ha perso niente, secondo me. Non ha perso niente. Quindi diciamo che il main è praticamente quello che si gioca old school. È un mazzo molto solido, anche particolarmente di gomma, nel senso che comunque è molto quadrato, è un 4 per praticamente di tutto. Sì. Ha la possibilità di pescare tantissimo e ha la possibilità anche di scendere di parecchi punti vita, perché quando parte e quindi quando entra in gioco la combo è un mazzo che difficilmente passa il turno. Vero. Mi piace tantissimo, gioca la mono Fireball, probabilmente a differenza di Old School, probabilmente per eliminare forse qualche creaturina che potrebbe dargli fastidio, anche se, come detto prima, è un mazzo che difficilmente soffre i danni, nel senso che può scendere molto di vite. Sì. Tra l'altro, secondo me, Fireball gli dà una chiusura più snella post-side, perché io ho visto delle partite in cui lui ha iniziato la scombata
E io l'ho visto giocare tanto da Miguel e Miguel frullava finché non chiudeva di Brandgeiser Bravo, praticamente, perché lui proprio aveva così. monochiusura di Brandgeiser. Invece io ho visto Luca tante volte iniziare la scombata e poi chiudere tirando degli Urkill su di sé per far mana con gli artefatti e i mana vault e poi tirare una gigantesca palla di fuoco. Perfetto, hai toccato il punto nodale, quindi è un mazzo che potenzialmente Arkhil viene giocato per controllare un pochino l'aggressività di alcuni mazzi robot o di alcuni mazzi che Certo. prevedono il gran utilizzo dell'artefatto, ma in realtà è una grande anche mano per chiudere. Assolutamente sì. Mazzo che, ripeto, non guadagna, anzi, non perde nulla dall'old school ed è un mazzo, mi piace molto, è un mazzo che mi piace anche giocare, È quindi. bellissimo, ed è uno dei pochi cioè, ce ne sono anche altri, ma se vogliamo guardarlo old school dal lato competitive, questo è uno dei combo veramente Sì. competitive, dell'old school. Mantiene come allora, se vogliamo mettere proprio i puntini e analizzare qualcosa di particolare, vediamo Chaos Orb e Decide. Magari uno che lo vede così a prima vista dice: ma come mai una carta così forte, che è la carta, una delle carte più forti, insomma, è la carta che ti permette di ribaltare a volte delle partite o di eliminare qualsiasi carta, la gioca Decide, perché è un mazzo talmente quadrato che veramente non c'è spazio per quella carta, neanche in old school, molte volte trova spazio. Mi piacciono i dragoni, gli Shivanoni, ed è anche questa una chiusura alternativa. E poi classico controllo, Reb Beb e spacca incantesimi che Diciamo sono dal anche che fastidio. questo è un mazzo. Allora, molti si erano lamentati di questo mazzo perché quando inizia a frullare gioca letteralmente da solo. Però è un mazzo che veramente, secondo me, può incontrare difficoltà se incontra degli aggro molto spinti che mettono una Esatto. race velocissima come Zo e altri mazzi di quel genere, tipo Goblin, così. Oppure se trova mazzi che gli mettono pali, perché per esempio un Terra, Rito, Sogni del Mondo Sotterraneo, e questo mazzo se la vede veramente molto molto brutta. Direi che di main a una giocata del genere ci sono pochissime risposte. Anzi, lo sto guardando adesso, non ci sono risposte. Sì, di main uscire da un turbo sogni credo sia praticamente impossibile perché questo mazzo Ha ha bisogno di bisogno, un pescare, bisogno sì. smodato di pescare carte, esattamente. La Tweedle invece è una carta che anche non in combinazione per forza con Volt, ma anche in combinazione con altre carte come Loa o altre tipologie di carte è molto forte. Quindi mi piace, un bel mazzo. Sì, side Bravo molto Luca. quadrata, abbiamo detto, perché le Sì. scariche, le tranquillity, giustamente. Un mazzo che poi nella NG2 va un po' più incontro rispetto alla spinta, diciamo, Certo, pura combo. sì, assolutamente sì. Ok, proseguiamo con un bellissimo Red Atog di Giacomo Zorzan. Grande Giacomo, credo di averlo anche incontrato questo torneo. E beh, che dire, un mazzo che solo a guardare fa paura, nel senso Oh, faccio un che commento poetico, Espo vai, deck. un Espo deck, l'Espo deck dell'old school giocava praticamente le stesse carte. Allora, partiamo da alcune considerazioni. È un mazzo fondamentalmente mono rosso. Lo splash artefatoso è esclusivamente vitale per dare da mangiare all'Atog e per poter comunque giocare sotto le proprie lune. Quindi è un mazzo che non ha, come altri mazzi che hanno, che forse che vedremo, l'appoggio di altri colori, quali il nero e il blu, ma la grandissima forza di essere un mazzo molto veloce. Ha 8 fulmini, 2 palle e 4 copper table, che comunque sono un danno ogni turno. Ha la monomorsa perché è limitata in questo
Certo. in questo formato e fa della velocità grazie ai succi, grazie ai juggernaut e poi la chiusura di Atog il suo punto di forza. Già. Bellissimo e ovviamente il girello è fondamentale, è un mazzo molto 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 temuto. Sì. Interessante la side dove gioca anche 4 Ankh Mishra, soprattutto credo contro i giocatori control. Sì. Ha 4 i disenchant rossi e fondamentalmente i mirror sono forti o contro mazzi artefattosi. Ha le 4 reb, beh, non stiamo neanche a commentare. Mi Chiaro. piace la terza Blood Moon, il terremoto è molto molto forte anche come chiusura. Sì. Considerando che gioca molte fonti di mana, molte terre, lui può anche sparare un terremoto, essere Certo. sicuramente sopra di vita rispetto all'avversario. Sì, è sia una terza Blood Moon che un removal contro aggro. Esattamente, esattamente. È mazzo solidissimo e infatti siamo in top 8, quindi Eh sì. giustamente è un mazzo Tra che merita di l'altro, essere questo qua. è uno dei mazzi che, tra virgolette, viene più depotenziato, perché in Svedish Ah questi certo, mazzi, gioca 4 Vise 4 Vise e 4 quattro, Mishra. e 4 Mishra. Ecco, Quindi. le 4 Mishra probabilmente in old school non so se giocano sempre le 2 Blood Moon o meno. In Swedish Blood Moon ne giocano anche volendo di più, perché anche tra, Ok. mi ricordo Espoo giocava forse anche 4 Blood Moon. Comunque in Swedish le Blood Moon, nonostante le Mishra, vengono giocate in 3 o anche 4 per. Visto che stiamo commentando questo mazzo, proviamo a capire se esiste un mazzo che lo può mettere in difficoltà o se la può giocare bene con tutti. Secondo te, Dani? Allora, secondo me, ti dico, nonostante il depotenziamento sulla carta, questo è un mazzo che se la gioca per me bene con tutti. Infatti, qualcuno aveva paura che questo mazzo non fosse più così tanto competitivo e invece Giacomo ha dimostrato che è un mazzo che può tranquillamente ambire a far top, non, tranquillamente, nonostante la mono Ryze e la mono Mishra. E anche perché in Italian, come ho detto più volte, secondo me gli spacca artefatti, spacca incantesimi come Disenchant perdono qualcosa non avendo più un target sicuro come la Mishra. Questo cosa vuol Certo. dire? Che Zedek non gioca più 6 spacca artefatti di main come in Swedish, ma ne gioca molti meno. Quindi in realtà, secondo me, un mazzo di questo tipo guadagna di più contro Zedek, perché si trova improvvisamente a fronteggiare meno spacca artefatti rispetto allo Swedish. Unica considerazione che questo è un mazzo che non pescando praticamente nulla, Certo. quindi solo ruota come modalità di pesca, è un mazzo molto molto dipendente dalla mano iniziale. Questo sicuro, assolutamente sì. Tra E l'altro quindi molte volte credo che un'altra cosa interessante, attenzione, che il fatto che non ci siano più 4 Mishra nel formato rendono molto più forti creature come Juggernaut. assolutamente sì. Perché Juggernaut spesso è tradato con una Mishra, mentre ad esempio Juggernaut non viene fermato da creature come Leone della Savana o Keer d'Ape, per esempio. Sì, le giocate forti di primo, magari. Eh sì, e quindi secondo me in realtà questo mazzo da questo tipo di BR ne guadagna molto. Poi chiaro, è sempre come dici, sta un mazzo legato a come si pesca. Però è normale perché altrimenti sarebbe un deck inarrestabile, Certo, probabilmente. dicevo, le giocate di primo qualcuno dirà ma come Juggernaut non scende mica con uno con due, però questo ha un mazzo come tanti mazzi artefattosi, ha una potenza esplosiva devastante, cioè Sì. terra Mox e Cassone o Sorring o terra doppio Mox non è così impossibile da fare, quindi Assolutamente. Ma comunque grande, sia, anche grande. scendesse di secondo, è Ah no, ottimo. certo, ovvio, è OP, certo. Quindi, no, assolutamente bellissimo mazzo e sono contento che sia arrivato in top anche un mazzo di questo tipo. Perfetto, Allora, concordo. procediamo e arriviamo a Marco Pioli che gioca un altro tipo di artefattoso, molto diverso da quello appena visto. Subito un altro mazzo ba a base
artefattosa che in realtà, analizzandolo così come lo stiamo guardando, è molto, lo dice poi anche il titolo, Purple, è un mazzo basato fortemente su due colori predominanti che sono il bianco e il blu Sì. e lo splash di nero che gli permette tra l'altro di utilizzare una carta che in un formato aggro per me è devastante che è l'abisso. Eh sì. Abbiamo visto che comunque finora questi tre mazzi abusano di creature artefatto, quindi uno Sì. potrebbe pensare che Abisso sia una carta in questo momento, in questo formato, sopravvalutata. In realtà non è così, ci sono tanti mazzi che hanno le creature e quindi mi piace tantissimo. Al mono Armageddon, fortissimo. Touch. Tecciosissimo, quando arriva molte volte Eh sì, inaspettato e è un mette cosa, una bomba così one shot da pescare al momento giusto e da tirare al momento giusto. mi piace soprattutto in un mazzo come questo che comunque ha molte molte fonti di mana e poi fa del motore di pesca anche questo due saggi e un tomo Sì. e che possibilmente diventano i target sia il tomo sia ovviamente gli artefatti dei due copy artifact che quindi giocati in maniera intelligente possono fare tutto, possono fare mana, possono fare bestia, possono fare peschino, possono fare Sì. Tra caos orb. l'altro anche sugli artefatti dell'avversario, oltretutto. Soprattutto pensate a una giocata dove l'avversario si tappa per fare tomo e te con due Eh sì. mana fai una spella 4. Il reparto blu è abbastanza classico, 4 counter drain, Brain Geyser, Walk Ancestral, Recall, quindi diciamo il pacchetto blu di un control Sì. che aggiunge le tre spighe e due disenchant per completare appunto questo pacchetto control e guardavo proprio adesso nel side e il side ha la possibilità di completare il pacchetto spighe disenchant. Esatto. Quindi diventare un deck a tutti gli effetti. Come reparto creature, classici 4 suci, Quattro Juggernaut, Ah, questi qua ok, sono questi Juggernaut. sono Juggernaut. 4 suci, 4 Juggernaut e due Trischi, quindi Triskelion. diciamo che è un deck colorato con gli artefatti. Eh sì. È interessante quei due saggi per motore di pesca. Abbiamo visto Sì, diverse Saggi volte utilizzati. è una carta contro Zedek. Saggi è una carta noiosissima, ma di un noioso Assolutamente. allucinante. È un Perché a cattura parte, spighe, è un. ah sì, a parte che se c'è saggio giù, tu non puoi spigare nessuna creatura artefatto, quindi lo devi sempre togliere. Certo, Ma poi certo. gli trasforma in late game tutti i mox in una carta fresca, cioè è Allora, veramente considerate dal punto di vista un po' così di narrazione storica, i saggi sono stati utilizzati in un torneo da Gerola che fece risultato in Toscana, Sì. parliamo di old school, e prima di quel torneo non venivano praticamente giocati, quindi io non mi Se ti ricordo mazzi. ricordi, fece risultato con un Grixis, era un blu rosso nero. Bravissimo, bravissimo, mi ricordo benissimo Sì. e a noi giocatori, a noi anche un po' deck builder, no? Ci Sì. piace scoprire un po' anche queste carte un po' particolari, abbiamo intravisto comunque una potenza di questa carta e da allora molti mazzi base artefattosa si basano come motore di pesca piuttosto di giocare carte più pesanti. Come Tommy o io lo chiamo il tomo dei poveri, quello che non ti fa vantaggio, ma ti fa Yalum comunque Tom. Jalum Tom, esattamente. Ecco che diventa una carta molto, molto Eh interessante. sì. Il side, giusto se ci vogliamo un attimo soffermare, Certo. prevede un ulteriore, ecco, probabilmente tre Armageddon sono tanti. Ecco. Può essere, sì. Tre Armageddon credo siano tanti, così come quattro copy artifact vorrei capire, magari parlandone con Marco, se sente così tanto il bisogno di giocare il 4 per. Un'altra carta che non
non trova spazio di main nella balance. Una di quelle carte che a me piace sempre giocare, se gioco il bianco, sono sincero, anche questo gli chiederei una motivazione dell'utilizzo di side. Sì, E infatti. poi una carta che io non vedo praticamente mai giocare sono gli uragani. Sì. Si vede che ha paura di qualche farfalla volante o di Sì. qualche bestiolina volante. Lì è la carta tech. Vabbè che c'ha anche le reb per Serendib, però Infatti, boh. c'ha quattro spighe, tre reb, Sì. una palla di fuoco, insomma, ne ha di rimozioni, counter, poi c'ha gli abissi, insomma. Mi sembrava abbastanza protetto, Sì, anche secondo però me. interessante, interessante. Però, boh, forse detto, non so contro che mazzo abbia voluto. Ripeto, siamo in Italia, quindi magari detto, se becco un UV Skies con volanti differenziati come Spettro Ipnotico, Serra, roba così, avere una carta che toglie tutto, proprio Può schifo, stare. schifo, dai, potrebbe anche non fare. O probabilmente boh, si sente di giocarla contro dei mazzi che fanno odio contro il bianco, quindi Sì, per anche. differenziare un po' qualche cosina. Sì, Va sì, bene. sì, sì. E una cosa che mi fa sempre sorridere è quando commento i deck che giocano il copy artifact. Mi viene sempre in mente quando abbiamo iniziato a giocare old school circa 10 anni fa e carte che all'inizio non venivano prese in considerazione quasi per niente, tra cui anche il copy artifact. È una carta che all'inizio, secondo me, non era poi così tanto considerata. In realtà hai detto bene, Dani, in old school Copy Artifact è una carta anche fortissima, soprattutto in vari deck, vari Z-deck, perché copiandosi le Mishra aumentano la race, aumentano la potenza in campo. Sì. Ma a costo 4, adesso questo mazzo qui gioca solo di Disenchant, la combo che abbiamo visto prima, quindi Oppo si tappa, quindi un control si tappa per fare Tomo. E te fai a due copie, a due disenchant, hai speso lo stesso mana, tu ce l'hai e lui no. Beh, insomma, Esatto, sì, infatti dico tanta roba. all'inizio è stata molto sottovalutata, ma ci sono state anche altre carte sottovalutate, tipo ad esempio i Leoni della Savana all'inizio non era una carta così impiegata Assolutamente, nei non era mazzi a base assolutamente UV usata. così, ed è stato solo in seguito che è stato implementato il Leone della Savana in quella tipologia di Assolutamente, assolutamente sì. mazzi. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, e qui siamo Qui siamo nel regno di Morris Deck per eccellenza. Ormai Dani, sì. io quando vedrò Dani giocare un formato old school con un mazzo diverso da Z-Deck, probabilmente sarò nonno o Sì, non o non so, sarei più in vita. non sarò più in vita. Qui No, chi meglio comunque. di te può commentare? Io Ma guarda, mi limito qui. solo a guardarlo e a verificare che è un deck che si gioca anche in old school, quindi è un deck non propriamente diverso da quelli che noi vediamo. Ha due carte differenti che in old school giochiamo molte meno, che hanno perso probabilmente la potenza in old school, che sono The Hive. Sì. Quindi questo è un mazzo che non basa una chiusura prettamente solo di control passando da Fireball, ma anche la possibilità Certo. di fare dei pirulini volanti, e Sì. gioca un interessantissimo Moat, poiché non giocando il 4 per di Mishra non Esatto. perde efficacia questa carta, e per il resto diciamo costruito come in old school. Ecco, da notare, come diceva Dani, l'assenza degli ulteriori due, passatemi il termine, disenchant che si giocano in old school. Qui gioca solo il 4 per di disenchant normali, quindi non Sì, gioca gli Gideon offering vengono Pendolo spostati di side. esattamente, e per il resto è abbastanza lineare come mazzo, nel senso Sì. non ha nessuna carta diversa, solo Io credo The Hive. E che Sandro abbia preso spunto dal mio adattamento, perché praticamente io in Italian l'ho riadattato a quello che secondo me era il meta. Il mazzo è pressoché identico al mio, se non che Sandro
gioca più basiche, dove io gioco solo due Uno e due. pianure, lui ha aggiunto due isole, mentre invece io gioco la seconda vulcanica già di main e anche il quarto mare. E poi il resto mi sembra tutto uguale, io gioco due fireball di main, lui ci ha messo un dehive, ma è una scelta, ci può anche stare. Io mi sono Lui gioca sempre... il mono, mi viene il nome. Il Mort? No, quello di fianco, quello sotto Abisso. Torre Quello... d'Avorio, non mi veniva il Ah, la nome, gioco scusami, anch'io in grazie. Italia, di main. La mono. Sì. Spiegami la motivazione, cioè, o qual è stata la scelta che ti ha portato a giocarla a mono? Perché, no, perché è limitata e perché non avendo più le factory, ne abbiamo solo una, il solo Mirror Universe come recuperatore di vita a volte può essere poco. E quindi contro tanti mazzi aggro aver comunque due modi di recuperare le vite, quindi Mirror e Ivory, secondo me è un male necessario, ci vuole assolutamente, altrimenti si rischia molto spesso di andare basso di vite e di morire da botti. Bene, E ottimo. quindi io l'ho messa, essendo solo 1x, l'ho messa di main e mi ci sono trovato bene. Ma anzi, mi ha svoltato anche svariate partite, quindi utile. Il side deck è Come abbastanza anche il Mot, classico, eh? quindi Anche il Mot stessa sarebbe. cosa. Dimmi. Il Mot diventa anche questo necessario perché non avendo più le factory, Certo, il solo certo. abisso non basta a È quello stoppare che, esatto, quello che ho mazzi aggro. detto io, che proprio perché non si giocano quattro miscela, quindi Moat assume ancora una valenza ancora Sì, superiore. anzi ti dirò una cosa in più. Adesso non so bene cosa cambi. Ah, io forse perché gioco solo tre disenchant di main, io gioco anche la mono ira di Dio di main. Ci può stare, Sì. considerando mazzi molto creaturosi, sia artefattosi che non, mi sembra molto forte. Sì, Lui, perché se non erro, la gioca di side, una. lui la gioca, esatto, lui quello che io gioco di main, che poi ovviamente possono essere anche adattamenti in base a quello che uno si aspetta, mentre io l'ira la gioco di main e un disenchant io l'ho messo inside, lui ha fatto il cambio, ha messo la ira di side e il disenchant di main. Nel side probabilmente il mono scettro e la mono grid, giusto? Sì, il mono scettro lo gioco anche di side, la grid no, questa è un'aggiunta sua, ci può Probabilmente, stare. ecco, sono le uniche due carte, diciamo, un po' diverse da un Sì, side bene o male molto classico. il resto ci sta perché ci sono gli Il angeli, i resto è abbastanza, circoli. sì, il resto è abbastanza. Ecco, Sì. lui la seconda fireball la gioca di Lui side, la quindi gioca di ok. side, Va esatto. bene. E ecco, le uniche due grid. Ecco, probabilmente si potrebbe chiedere perché grid, che fondamentalmente in un mazzo control, va a sostituire un po', insomma, il tomo. Sì, secondo me è una differenziazione, nel senso che grid, cioè post side nel mirror match ti entrano le reb, gli spacca artefatti e tutto quanto. Grid, per esempio, non va sotto il Divine Offering, quindi quella o la togli con disenchant o se no resta lì. Non va Verissimo, sotto però è reb, un per mo esempio. molto vero, però è un mazzo che non abusa del nero e quindi avere solo tre mari e non Sì. credo le city vengano utilizzati per farsi troppi danni. Sì. Ecco, una carta che io la vedo più in un bicolor o in un tricolor, meno Sì. in un mazzo come questo, o perlomeno vista l'assenza di un reparto nero così corposo. Sì. Sì, concordo, anch'io la vedrei più in Segnal, altri ecco, mazzi. segnaliamo, adesso la conosco tutti, credo la carta, però per poter pescare devi tappare nero, quindi è un mazzo che non abusa molto del nero questo. Sì, questo è vero, questo è vero. O perlomeno abusa di carte come Abisso, ma spendi un nero, lo appoggi lì e poi resta lì e non devi spendere più niente. Ok, direi che possiamo proseguire allora. Oh, e Saliamo. vediamo questo mazzo che a me piace tantissimo. Oh, Wind Millstone. Eh Qui mi sì. si apre un po' la memoria. Il primo Millstone della carriera old school io l'ho visto giocare dal mitico Christian Zoli. Eh sì. Per chi conosce un po' le persone che gravitano attorno a questo bellissimo mondo, Christian è uno storico, è un ravennate. Uno storico, uno dei migliori deck builder che io conosca, Eh sì.
probabilmente è stato anche uno dei migliori giocatori da quando gioco old school Certo. io. Lo vediamo poco perché gioca meno, ma quando ha un mazzo in mano è fortissimo. Ecco, questa è una sua. È stata una sua. È stato un mazzo che ha portato. Io lo vidi per la prima volta da lui. I Field of Dreams in questo mazzo sono bellissimi Fantastici. e sono in combinazione sia con le macine, quindi permettono di eliminare le proprie carte qualora non si volessero pescare. Sì. Sia appunto anche lasciare le carte da pescare all'oppo, quindi hanno questa bellissima funzione. Sono belle anche in combinazione con le Silver Library. Qui apro una piccola parentesi perché portai un deck molto simile in old school, un torneo con i Field of Dreams e una Sì. carta che io amo tantissimo che è Sinbad. Sinbad, bellissimo. Mi permette di fare vantaggio carte perché se con Field of Dreams ho una terra sopra, invece che macinarmela o invece che pescare quella, Sinbad mi permette di pescarla. E Sì. quindi è molto molto forte. Per il resto, rimanendo su questo mazzo, è un mazzo control, quindi fa del pacchetto control completo, 4-4-4, quindi 4 additional, 4 spighe, 4 counter, ha il comparto blu pieno, quindi Ancestral, Walk, Drain, Sì. Brain Geyser e Recall. Ovviamente, essendo un mazzo misto, non gioca Twister. E il mazzo è un mazzo cosiddetto di gomma, nel senso che ha una copertura tale, grazie anche all'apporto dei quattro labirinti, credo che sia uno dei pochi deck che gioca quattro labirinti di main. È Sì. un mazzo che non soffre in particolar modo Blood Moon, in quanto gioca anche delle basiche, come il deck che gioca Dani. Sì. È un mazzo che pesca grazie soprattutto all'apporto del verde, che dà una carta fortissima di side che vedo poco giocare, ma che è fortissima, che è la Void Fade. È una Avoid fate. carta che per me è fortissima. Considerate che io la gioco quando posso nel verde la gioco. Giocavo anche un mazzo combo con Lich, e quindi era la carta Bellissimo. che mi proteggeva la mia chiusura. E quindi è un mazzo di gomma questo. Sì. Perché di gomma? Perché può prendere sportellata a destra, a sinistra, rimane sempre in piedi. È molto quadrato, è un 4 per su tutto, e chiude macinando, che è un po' canonico, Tra come si l'altro, dice, questo secondo un po'. me è un incrocio tra un control ma anche un combo, perché giocare 4 macine e 4 Field of Dreams vuol dire che lui vuole cercare il più velocemente possibile di mettere il lock con le macine e field, perché una volta che tu hai macina o doppia macina e field, tu vuol dire che tu gli puoi millare le carte finché magari non trovi una terra sopra il mazzo, quindi cerchi praticamente di mettere un lock in cui tu al tuo oppo gli fai pescare solo carte inutili. Quello che ti dicevo io, insomma, la potenza di Field of Dreams non è solo su di sé, nel senso che ti puoi permettere anche di macinarti le carte che non vuoi pescare, ma puoi dare all'oppo la possibilità di Sì, pescare quelle che tu vuoi. e lui E in poi questo mazzo lo vuole fare molto questo. velocemente. Assolutamente sì. Ecco, una cosa, uno guardando questo mazzo dice: ma come fa a chiudere? Cioè, alla fine non ci sono creature. Sì, ho capito che devi millare un mazzo di. Bene che ti vada. 53-54 carte dopo le prime sette che peschi. Ecco, in realtà non è così lento perché con una macina maciniamo praticamente 4 carte a turno, quindi turno avversario, turno tuo se vuoi, Sì. con due diventano 8 Sì. ed è molto veloce, E poi può quindi usare si anche il va Brain giù. Geyser per velocizzare la chiusura. Quindi. Assolutamente, assolutamente. Vorrei fare una piccola menzione per questo mazzo di Damiano per altre due carte che non si giocano praticamente mai. Fonte di giovinezza, se non erro. Sì, fantastica.
Tra l'altro, scelta perché interessante l'ho questa contro menzionata. aggro, perché lui ha rinunciato all'Ivory Tower, perché questo mazzo in realtà, a parte escludendo le Sylvan e poco altro, ma non è come Zedek, non ha un grosso motore di pesca come i Tomi. Bravo. E quindi Fontana qui è vero che guadagna meno di Ivory Tower, ma è un guadagno costante e sicuro. Assolutamente. E altra carta che va menzionata sono sicuramente, le stai toccando tu Eh con sì. il mouse, le catene. Altra carta veramente poco usata, sia in old school sia in Italian. Probabilmente ancora non abbiamo un'idea concreta della potenza che può avere, ma è una carta che secondo me è devastante, sulla quale ci si può costruire veramente un deck sopra. Beh, in realtà i milanesi hanno sfornato un deck interessante perché avevano fatto un deck che abusava di 4 catene e 4 venti di cambiamento per Sì. fare la combo catene più Sì. vento per svuotare la mano, e poi usavano non la Black Vise ma l'altra, La la morsa, la griglia, che fa griglia, danni per le carte che sì, tre uno carte, non ha in sì. mano. Sì, no, infatti dico, ecco, una variante, sono quei mazzi un po' tipici che quando uno li porta, ecco, insomma, è bello da vedere, sono Eh belli da sì, vedere. tra l'altro secondo me in questo caso queste chain entrano contro mazzi di controllo, Ah, tipo assolutamente, prendo certo, un sì. Zedek, tolgo le Certo. spighe che sono inutili e ci metto quattro chain che gli vanno a castrare il suo motore, Certo. e i suoi tomi e tutti i suoi peschini. Interessante anche i due animali morti. Sì? La scelta di questo ragazzo è stata non giocare creature, quindi un creatureless completamente, anche side, e giocare questi due animali morti, carpendo, rubando Sì. dall'oppo Probabilmente ad esempio contro robot ti spacco una creatura e poi me la piglio io. Esatto, sì, perché non giocando abissi, non giocando rimozioni per creature, le creature dell'oppo vengono solo spiegate, quindi o vengono counterate quando vengono castate o difficilmente ci sono creature nel cimitero. Eh Quindi, sì. interessante come carta. E Molto. poi, vabbè, due Beb e due Mot, Sì. perché fanno sempre bene. Assolutamente. Direi che contro aggro sono abbastanza immancabili. Bello, bel mazzo. Eh sì, e comunque ha raggiunto la top 4, quindi un risultato decisamente di tutto rispetto. Mi sa che la prossima volta ritirerò fuori il Sinbad deck. Bellissimo. Vedendo questi Field of Dreams, ho dei ricordi. Bello. Ok, eccoci. Ah, finalista, il primo finalista, Marco Oh, Bocconi. Marco Bocconi con un bel Italian Ponza. Mazzo che difficilmente troviamo nelle top in old school. Eh sì. È un mazzo fondamentalmente basato su tre colori, rosso, verde e bianco. Ha lo splashettino di nero per Demonic Mindquest, che Due sono bombe. carte fortissime. È un mazzo che fa del Denial, della pulizia del board, la carta vincente, grazie a 8 spaccaterre, Sì. grazie anche agli scavenger che possono eliminare artefatti fastidiosi, quindi poter controllare il mana dell'avversario, per poi essere molto veloci grazie ai piccioni, grazie agli elfi, i Llanowar, per Sì. poter castare velocemente le sue incondition, che sono il nostro Succi, giocarta strabusata, e finalmente qui vediamo un ciccione Gli diverso. Ermanni. Esattamente, carta Sì. che quando tocca il campo ti lascia veramente poco tempo, perché è vero che ha sempre un 4 di attacco, ma quel 5 in difesa è veramente forte. Assolutamente sì, ma si divora i Serra, i Serendib, i Sengir, un po' Sì, tutto. allora i Serra non se li divora, nel senso che volando fanno fatica No, però se sei in race. Se sei in race per parare. Ah, certo, sì, scusami, In certo. quel senso intendevo, In nel quel senso senso lì sì, che con Serra non ci puoi fare un trade certo. alla pari, ecco. No,
E questo mazzo poi ha l'eventuale monochiusura di palla, Sì. ulteriore chiusura di palla, che sfrutta la sinergia dei piccioni e degli elfi Certo. qualora ce ne dovesse essere bisogno. Tra l'altro, ricordiamo intanto a memoria, questo è il primo Ponza Deck, quindi è il primo mazzo che fa Denial sulle terre, quello che una volta si chiamava lo Spaccaterre, ecco. E credo che sia il primo che vedo in Top 8. Esatto, Non è quello un po' che ti dicevo, insomma, è un mazzo che difficilmente si vedono in me ne... top. Assolutamente. Tra l'altro, è anche una cosa strana, nel senso che Old School è un formato dove comunque la pescata, la fortuna e tutto il resto vuol dire molto, perché non avendo manipolazioni del mazzo, quante Vero? volte ci capita di malligare, tenere una mano un po' così, con poche lande, e quindi mazzo come questo, con 8 spaccaterre più la strip, modi per riprendere Più il tutto quanto, Caosorb, che fa esatto, più i Caosorb, Disenchant, più gli eh sì. Scavenger che ti tolgono comunque. Ecco, questo è un mazzo che probabilmente, adesso non conosco lo stile di gioco di Marco, ma probabilmente i Disenchant vanno a togliere l'ulteriore mana artefattoso che non si è Certo. mangiato Scavenger. Quindi abbiamo 8 artefatti, Scavenger, Disenchant e 8 Eh sì. spaccaterre. Beh, insomma, Eh no, e quindi dicevo, rompicoglioni, eh. è strano che mazzi di questo genere non abbiano piazzato più top, perché comunque in effetti, cioè, il Land Denial è una tattica che in old school molto spesso può anche pagare. E quindi mi viene da pensare che in realtà il problema non sia il mazzo che non sia competitivo, ma che sia più una scelta dei giocatori, forse è un mazzo, un tipo di strategia non particolarmente amata, probabilmente. Se ti ricordi, Dani, in Old School, quindi parliamo un po' del 2015-2016, quindi un po' di anni fa, giravano nei deck, nei Z-Deck, anche la mono o la B spaccaterre, pioggia di pietre, Certo. Certo. proprio perché era un ulteriore denial sulla Loa, che è una Certo, carta sì. Certo. devastante in old school. Bene, molte volte molti giocatori lo utilizzavano anche, soprattutto sulla mana screw dell'avversario, per eliminare quella terra magari che dava un mana particolare, e molte volte si vinceva con quella giocata Sì, lì. no, ma quello ancora oggi, perché non è la prima Certo, volta che in certo. Swedish con Zedek ti capitano delle mani che puoi utilizzare per far denial, per esempio. Fare un strip mine, regrow strip mine, Caosorb e gli togli tre lande e l'altro Bravissimo. rimane piantato. E magari in Swedish, dove hai anche le Mishra, se l'altro rimane chiodato 2 o 3 turni, se hai uno o due Bravissimo. Mishra, gli metti una race E qui velocissima. potenzialmente puoi fare tutto perché hai strip, hai Caosorb, hai Sì. regrow, hai tutore che ti può prendere qualcosa che eventualmente ti manca, hai 8 spaccaterre e 8 Sì. spacca artefatti. Ecco, è un mazzo che mi fa piacere che ci siamo soffermati forse un po' di più rispetto agli altri, più che altro per la differenziazione di gioco, quindi non è Sì. un mazzo puramente aggro, non è un mazzo puramente control, è un mazzo che vuole rompere i coglioni agli Sì. avversari, quindi Marco, tanta stima. Sì, assolutamente. Tra l'altro io con Tranne Zedek se giochi contro di me, ho... ecco, ovvio, perché sennò salta il computer. Tra l'altro io con Zedek ci ho giocato qualche volta contro mazzi con questa strategia e sono partite difficilissime, veramente. Dove devi ponderare ogni volta, ogni counter, se counterare uno spaccaterra o meno, sono veramente partite tiratissime, secondo In old school, ricordo che un nostro amico portava un mazzo così, quindi il mazzo come chiamato te spaccaterre, con lo splash un po' più importante del nero, Sì. che ovviamente può permetterti di guadagnare ulteriori spaccaterre qualora ce ne fossero bisogno i sinkhole. Ma ha una carta che, giocando 4 elfi, 4 piccioni e facendo Denial sulle terre, una volta Eh calata, fa praticamente win condition, cioè le magie costano 3 in più, sì, ovviamente Nether Void. Nether Void fa veramente la differenza. Eh sì, Ecco, tra... questa è una carta che lui non gioca però, neanche di No, side. no, no, no. Beh, possiamo dargli questa
questa Sì, a piccola, proposito di questo piccolo side, spoiler, di side gioca secondo ulti me non gioca il Nether Void anche perché in Italia Rules non hai le Mishra e quindi quello sposta abbastanza. probabilmente. Perché Mishra sotto Nether Void ti dà una win condition che entra gratis praticamente. Bellissimo, bellissimo. Però lui comunque è in vantaggio, comunque gioca full spoiler e quindi Certo. ha la possibilità di castarlo e avere il mana. Ha 8 creature che gli danno mana. Potrebbe essere una tech Sì, da assolutamente. pensarci. Parlando del La side è monorossa, fondamentalmente, tranne le 4 Sì. spighe che vanno ulteriormente a migliorare un matchup un po' più aggro Sì, qualora partissero ecco, forse velocemente. Aggro non è un matchup bellissimo. Infatti, lui mi ha No, rivelato che da Lions non se la passa proprio alla grande, insomma. è vero, però questo è un mazzo che quando ha cominciato a dare un po' di fastidio, quando casta le creature sono sicuramente più grosse Sì, assolutamente. e quindi probabilmente, sai, ecco, forse una seconda carta di side che possa fare resettare il board, che sia palla di fuoco, che sia terremoto, che sia qualunque altra carta, potrebbe starci per Certo, le partenze un po' più spinte, un po' più veloci. Per il resto, bel mazzo. sì, di side poi Complimenti, abbiamo complimenti al il mazzo. classico Reb Shatter e le Blood Moon con cui lui va a rinforzare la strategia di Denial e soprattutto va a stuprare i mazzi multicolori, i vari tricolor, pentacolor, che nel Certo. momento in cui si beccano Blood Moon, spaccaterre sulle basiche, praticamente ti inchioda la croce sto mazzo. Beh, guarda che in una strategia dove hai elfi e piccioni che ti danno comunque il mana che ti serve, e in questo caso è il verde per castare lo spaccaterra o il bestione, Bloodmoon è una carta che non va a danneggiare più di tanto questo No, mazzo. no, anzi, certo, E assolutamente. quindi giocata al momento giusto, anzi è un ulteriore palo, noi li chiamiamo così, no? Eh sì, Perfetto. assolutamente sì. Bravo Marco, bravo, complimenti Sì, un per la grandissimo finale. risultato. E arriviamo a sto punto al vincitore. Il grande Il Christian. grande Lotus Man che ha creato questo suo mazzo, il Lotus Man Beasts. Christian è un caro amico, ci sentiamo spesso, mi ha scritto quando ha vinto il torneo, era felicissimo perché ha ottenuto l'invitational per Lo star. l'All Star e quindi veramente complimenti a Christian. È un mazzo che conosco perché con Christian abbiamo scambiato diverse volte molte chiacchiere, lui mi ha reso partecipe di questo deck, di questa sua invenzione. Allora, andiamo un po' sul tecnico. È un mazzo che abusa di una carta fortissima, che è Guardian Beast, carta che anche questa non è giocata tanto in old school e in altri formati, che però ha una potenza devastante. Eh È una sì. carta che va in combo principalmente con Chaos Orb, Sì. ma permette anche di resettare più volte il board grazie alla combo con Disco di Nevenyral, che sì, una volta che è attivato mi elimina una Guardian Beast, mi elimina comunque anche la mia carta di riferimento, ma mi permette di mantenerla in gioco e di riproporre un ulteriore disco a distanza. Esatto. È un mazzo che quindi ha del control, anche questo, una forte componente, il pacchetto diciamo tre counter, un drain e poi c'ha Ancestral Walk, Brain Geyser, Recall e Copy Artifact, che li abbiamo già visti anche in altri mazzi. Ecco, questo è un mazzo che ha due ulteriori tutori insieme al tutore demoniaco per andare a prendersi la carta chiave, quale abbiamo Esatto. detto Chaos Orb, oppure eventualmente il tomo, o eventualmente il disco. Esatto. Ha un bel bestione
il Solkanar, che Sì. in questo mazzo, abusando un po' del nero, permette anche di fare qualche punto vita, che non è mai male, Certo. e ha pala di fuoco e terremoto come ulteriori win condition o removal. Sostituisce il bianco al rosso, quindi perdiamo le Esatto. spighe, ma guadagniamo i fulmini, che possono sempre essere sia rimozioni sia danni faccia. E finalmente in questo mazzo, in tutta la top 8 non l'avevo ancora visto, ed è una carta che io gioco sempre, l'Into Turach. Fortissimo. Finalmente noi abbiamo voluto abbiamo voluto continuare a sponsorizzare, giocare questo formato. Questa è una delle carte più belle, più iconiche anche per la mia passata esperienza di giocatore. In futuro c'è una carta che a me mi fa impazzire. Poi Bellissimo. possiamo commentare che è vincolata, però quando la giochi è Quando orgasmo puro. quando hanno giocato Turach, se l'Oppo poteva counterarlo, l'ho visto sempre counterare, sempre. Quindi questo già ci fa capire quanto sia forte questa carta. Cioè, veramente incredibile. Quindi il main mi sembra abbastanza chiaro lo scopo Tra l'altro, hai detto una cosa verissima, che è questa, che sostituendo il rosso al bianco, lui può anche usare le rimozioni rosse sia come removal che come botte in faccia. Non so certo. se tu hai visto la finale, ma lui è riuscito a vincere sotto Bloodmoon tirando in sequenza tre Bolt e terremoto. Dopo che aveva già fatto anche già un terremoto, quindi lui sotto Bloodmoon ha vinto di danni diretti. Eh beh, questa è allora, ovviamente da precisare una cosa importantissima: il bianco è un colore fondamentale nel lato control. Non esistono mazzi control che non usano il bianco, perché Disney, Sante Spighe e Certo. Balance sono rimozioni veramente troppo forti. Ecco, questo qui, non essendo un control puro, non essendo un control fondamentalmente di deck, è un po' più una versione che ha comunque quattro rimozioni, anzi che in realtà sono sei, perché terremoto e palla io le metto anche come rimozioni, e che Certo. possono andare ovviamente anche danni faccia. Diciamo che lui Vediamo. sopperisce alle spighe coi Bolt, le Fireball e terremoto e ai Ma c'ha Disenchant due, coi ma c'ha dischi. ai dischi, esatto, e poi mi cade l'occhio su due bellissimi labirinti di Hit, Eh sì. che è il secondo mazzo in questa top 8 che vedo giocare. Uno ne giocava 4, questo ne gioca 2. Quindi Lui, tra probabilmente. l'altro, labirinto suo sinergico coi dischi. Assolutamente. Assolutamente. Una terra che rimane, una terra che ti permette comunque di controllare una creatura veloce, una creatura che viene castata successivamente a un disco. E chiudiamo l'analisi del main con le ulteriori carte che possono essere carte di chiusura. Il lanciatore, che è sempre Sì. forte in combinazione con Beast, Esatto. e poi c'è il Mono Triskelion, che fa la sua 61esima carta, se non erro, non le ho contate, ma probabilmente la sua 61esima carta. E anche questo con Beast mi sembra forte. Decisamente. Mi sembra forte. Quindi un mazzo dove il main è abbastanza chiaro. Molto interessante invece un attimo è guardare la side. Perché dico questo? Perché si può trasformare questo mazzo, diventare molto più control grazie a 6, ai canonici 6 counter Beb e Reb, ma vediamo che la scelta di non giocare il bianco ha spinto Christian a giocare 4 Le le stai proprio malinconie, le utilizzando in gloom. questo momento, le gloom, 4 gloom, Perché lui io ho probabilmente fast si disenchant vuole in questo coprire da spighe mazzo. Disenchant. Esattamente. Molto interessante. Poi gioca un ulteriore terremoto, gioca il quarto disco, tanto di cappello, nel senso che è un
un'ulteriore carta, non lo so, probabilmente avrà fatto la sua scelta. me, Non ho parlato secondo della me, side. è un rinforzo contro aggro. Cioè, lui contro aggro va a mettere il quarto disco, un terremoto in più e due mezzo fit. Proprio lì volevo arrivare, sale a 4 Labyrinth Edith. Labyrinth Esatto. Edith in questo formato, comunque nei formati in cui si gioca, è una carta che paradossalmente fa le veci di una rimozione, ma non può essere counterata. Esatto. E quindi ed è una carta permanente e di conseguenza la sua potenza. Se a seguito di un disco si è fatta una pulizia del board è raddoppiata, quindi ottima scelta. Credo che Christian, per come lo conosco, abbia riflettuto anche su questa cosa, quindi Certo. bello, 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 bello. Tra l'altro in Italian. Sempre a seguito della diminuzione nel main deck degli spack artefatti, tutti i mazzi basati sul disco guadagnano un grosso boost, perché in Swedish con 6 spack artefatti di main raramente un disco riesce a sopravvivere, visto che lo puoi sia counterare che spaccare perché entra tappato. Ma in Esattamente. Italian, dove girano molti meno spacca artefatti, disco diventa una carta devastante. Assolutamente sì. Gioca anche il Mirror, Sì? probabilmente un'ulteriore difesa, qualora la situazione si dovesse mettere male ed è una via d'uscita che può essere presa da tre tutori. Quindi è molto studiato Sì. e Contro complimenti a aggro è un Christian. piano. Assolutamente sì. Assolutamente Sì. sì, mi piace, bravo, bravo Christian. Mi fa piacere che tu abbia vinto, che ti sia guadagnato questo All Star. Adesso ti verrò a prendere. Toccherà. Cosa devo fare? Mi sembra giusto. Poi tra l'altro, anche sempre contro aggro, la Guardian Beast, ricordiamo È un che è un 2-4. 2-4, quindi insomma, non è Non è proprio male. piccolina come creatura. No, no, ferma quel famoso leone che dicevamo prima. Esatto, ma anche i cavalieri, Anche i non il cavalieri. cavaliere bianco, ma un cavaliere nero lo ferma. Quindi Assolutamente sì. sì, mi unisco ai complimenti, veramente fatto un bellissimo torneo con un bellissimo mazzo pieno di sinergie e mi è piaciuto molto e gli ho fatto i complimenti in privato e glieli faccio anche adesso pubblicamente E perché se l'è poi fatemi meritato. concludere con questa piccola digressione qui. Quando vince un ragazzo con un mazzo non copiato, è tutta un'altra soddisfazione. Ah, certo, assolutamente. E quindi doppiamente complimenti perché è un mazzo che sì, in un old school aveva visto gioco, probabilmente è andato a ritoccare delle sinergie che in old school non erano così e quindi tanto di cappello. Assolutamente, assolutamente sì. Bene, Bene. direi che a sto punto possiamo tornare su Skype per le ultime considerazioni. Eccoci qua. Bene, Eccoci qua. Morro. Allora, se vogliamo dire le ultime due parole, a me è una top che è piaciuta molto. Come hai potuto vedere, zero Lions deck in toppotto. Visto, allora non so, non conosco o non ho approfondito quali fossero i mazzi che hanno giocato questo Italian Rule, ma intanto una prima nota di merito a tutti i giocatori: in top 8 ho visto 7 mazzi diversi dal solito, e questo ovviamente per me che gioca e cerca di sperimentare anche mazzi nuovi, combinazioni nuove, è un qualche cosa di fantastico. Quindi mi spinge a giocare, quindi giocherò ancora questo formato. E nessun Lion deck, probabilmente, questo lo chiedo più a te, Dani, in un formato che perde le Mishra, che in un mazzo Lion deck sono, come in un mazzo deck, sono carte fondamentali.
probabilmente ha spinto i giocatori che volevano giocare quel mazzo a provare qualcosa di diverso. Allora, Cosa mi sarebbe piaciuto vedere, e poi ti lascio rispondere a queste due domande, cosa mi sarebbe piaciuto vedere? Ecco, un bel mono nero in questo formato, io lo vedo tanto bene, quindi... sì, concordo. Allora, diciamo che secondo me sono varie cause dell'assenza di Lions, un po' l'assenza di alcuni giocatori storici, tipo Paolucci, tipo Piquet, giocatori che in questi ultimi mesi hanno sempre giocato Lions e giocatori molto forti perché comunque li abbiamo visti spesso nella top, che magari erano assenti a questo torneo e quindi comunque anche quello vuol dire. Però comunque il mazzo Lion è stato giocato, ma comunque è un mazzo che, come dici te, avendo perso le Mishra, avendo perso le Black Vise per chi ne giocava 4 in Swedish, comunque è un mazzo un pochino depotenziato. Si è Certo. visto già in top 8 in Italia, Lions, quindi abbiamo avuto delle top 8 dove c'erano uno o due Lions, però è un mazzo che può fare top così come può non farla. Questo torneo ha evidenziato, ad esempio, che ci possono essere anche quelle top dove Lions non performa. Differenza con lo Swedish, per esempio, io prendo anche l'ultima top 8 che ho guardato di un torneo live dei Predoni del Poggio dove c'erano tre Lions in top 8. Sì, ho visto. Io tendenzialmente in Swedish almeno due, se non tre, a volte anche di più Lions li vedo sempre in Swedish. In Italia, secondo me, è uno di quei mazzi che qualcosa perde. E poi, come dici te, tutto sta anche nella scelta dei giocatori, perché un mono nero liscio o anche con qualche splash di bianco così è un mazzo che secondo me in questo formato ci starebbe benissimo. Ma dopo ho visto in questi mesi ho visto anche altri mazzi che da questa BR guadagnano molto, per esempio Troll Disco è un mazzo che guadagna tanto da questa BR, molto un mazzo molto analogo a quello con cui ha vinto Christian, solo che Christian usava le Guardian Beast e gli artefatti, Troll Disco usa la sinergia tra disco, mezzo fit, troll e tutto quanto. Ma è un mazzo che guadagna veramente tanto da questo tipo di banlist. Beh, però è bello vedere che comunque i giocatori giocano anche mazzi un po' diversi dal solito, Assolutamente sì. quindi... Unico appunto che mi dispiace, mi sarebbe piaciuto vedere anche qualche aggro spinto, qualche zoo, qualche goblin, qualche mono bianco. Se non erro, io ho giocato contro, non mi ricordo chi, che mi viene adesso il nome, che giocava un mazzo aggro verde-bianco, molto molto veloce, verde-bianco-rosso, probabilmente, con le crescite giganti, con i berserk, con tante creaturine piccoline. Ho perso malamente. Credevo di trovarlo in top 8, probabilmente è rimasto o fuori per rating Ah, può o non essere. ha scavallato. Sì, a volte basta veramente poco. Però ecco, a me mazzi di quel genere, anche solo un mono bianco, quindi Armageddon, crociate, un bianchino, perché ci sono mazzi che soffrono quel tipo di strategia. Io penso Ma che sia solo la volta buona che tu smetti di portare a... Ah, può essere, ci farò un pensiero. deck? Comunque, un mazzo come Brugnone qui del Volt, io penso che se si prende un Armageddon sono dei dolori esagerati per quel tipo di mazzo lì, eh. Va bene, Quindi... guarda che questa chiacchierata mi ha fatto venire voglia di mettermi a spulciare qualche carta e fare un mazzo per il prossimo Italian alternativo, chiamiamolo così. Perché no? Perché no? Te sei sempre in grado di sorprenderci, quindi non ho il minimo dubbio che questa cosa si potrà ripetere. Va Bene, bene, Morro, va bene, io vada per i castelli. ti ringrazio del tempo che hai dedicato Grazie a voi, a grazie questa a te. analisi. È stata, come al solito, molto molto interessante. E a sto punto spero di vederti o nell'All-Star, anche se non ricordo come si è messo in classifica generale, o comunque di vederti al torneo di fine anno che sarà un po', diciamo, la conclusione di quest'annata e il primo torneo della prossima stagione. E quindi sarà il torneo conclusivo e quindi secondo me anche molto bello. Non mancherò. Va bene, Morro, a sto punto, alla prossima, sperando anche di rivederti in queste deck analisi.
ti saluto Quando e alla volete. prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Dani. Ciao ciao.